Incominciando a studiare il latino, vi sarete accorti che sono moltissime le parole italiane che derivano dal latino. Oggi in particolare parleremo degli allotropi, anzi meglio ancora, allotropi semantici. Gli allotropi sono quelle parole italiane che, pur derivando dallo stesso termine latino, hanno subito delle trasformazioni o dal punto di vista morfologico, quindi nella forma, o a volte anche dal punto di vista semantico e quindi nel significato. Prendiamo per esempio la parola cause, che in italiano ha dato origine da una parte a causa, che ha lo stesso significato, anzi gli stessi significati latini. Possiamo parlare della causa di un incendio, di una causa di cui si discute in tribunale. Però da causa deriva anche la parola cosa, con la chiusura del dittongo au in o. E in questo caso vediamo perfettamente esemplificato l'allotropo, perché le due parole italiane causa e cosa derivano dal latino, ma come vediamo hanno anche significati diversi. Gli allotropi in italiano sono moltissimi, facciamo qualche esempio. Se prendiamo regio regionis, da una parte abbiamo il termine italiano regione, però abbiamo anche rione, che significa quartiere, distretto. Prendendo frigidus, l'aggettivo frigidus, frigida, frigidum, da una parte abbiamo freddo, creato con una contrazione appunto nell'italiano, e dall'altra parte abbiamo anche però l'aggettivo frigido, che è meno comune ma esiste anche in italiano. Una storia interessante è quella di discus. Discus in latino indica sia l'oggetto che si utilizzava nel lancio del disco, sia il disco inteso come piatto in cui si mangia. E in italiano i due allotropi sono da una parte desco, che indica la tavola e quindi si ricollega chiaramente al piatto in cui si mangia, e dall'altra parte però abbiamo tutti gli oggetti rotondi, dal disco musicale al disco volante, anche al disco dei freni delle nostre biciclette. Un altro allotropo interessante è vizium. Vizium da una parte ha dato origine a vizio, che ha anche lo stesso significato del termine latino, mentre dall'altra parte ha dato origine a vezzo, che indica un modo un po' particolare magari di parlare, di muoversi, di comportarsi. Si può dire avere il vezzo di usare molti termini inglesi oppure anche molti termini latini. Concludendo, parliamo di alcune parole che in italiano hanno dato origine ad un derivato diretto e anche a dei derivati indiretti, che mantengono in alcuni casi uno stretto legame con fonetico, con la parola latina originaria. Se prendiamo una parola come balneum da una parte ha dato origine a bagno, ma dall'altra parte il morfema balne, originario del latino, si ritrova in alcuni aggettivi come balneare o balneabile. Un altro esempio è mensis, che ha dato origine a mese, ma si ritrova nella forma originaria mens, nell'aggettivo per esempio mensile. È molto utile, proprio come esercizio di italiano, provare anche per voi a ragionare sugli allotropi, partendo per esempio da parole come flos floris, che ha dato origine a fiore, ma si ritrova nella forma flo, nell'aggettivo magari floreale. Altri termini sono oculus, che ha dato origine a occhio, ma si trova in aggettivi come oculare o anche oculista o anche appunto oculato, insomma moltissime altre parole. Abituarsi, l'elenco è lunghissimo, vi faccio solo qualche esempio, ma per dire che abituarsi a ragionare sul significato e sull'origine dei termini italiani è utilissimo per arricchire naturalmente il proprio lessico. Una volta che avrete acquisito un lessico di base abbastanza ampio, quindi conoscerete molte parole latine, vi accorgerete di poter intuire il significato di moltissimi termini italiani che magari non avete mai sentito nominare prima, ma di cui appunto potrete cogliere e intuire il significato risalendo all'etimologia latina. Un altro esempio può essere insula, che da una parte ha dato origine a isola, ma si ritrova appunto nella forma più vicino al morfema originario ins in alcuni aggettivi a partire da insulare. E poi possiamo concludere con pes pedis, che in italiano ha dato origine a piede, ma ped si ritrova per esempio nell'aggettivo pedestre. L'elenco naturalmente potrebbe continuare con lacus, pluvia, radius e molti altri che potrete anche voi in autonomia andare appunto a ricercare. Mentre alcuni hanno proseguito una strada, alcuni allotropi, in ambito popolare, altri si sono sviluppati di più invece in ambito colto, e a volte la differenza dei significati è proprio legata a queste due strade.